Blitz dei carabinieri di Agrigento e di Licata e della procura di Agrigento. 42 arrestati in carcere e 8 agli arresti domiciliari. Oltre lo spaccio di droga, contestati numerosi altri reati. E dopo la partita Italia-Paraguay, per tanti sono iniziati i guai. Il blitz durante la notte, arrestati e denunciati. Al lavoro oltre 300 carabinieri e più di 100 pattuglie. Dunque, i carabinieri del comando provinciale di Agrigento ed il colonnello Mario Di Giulio, la compagnia di Licata, il capitano Amato ed il luogotenente Manuello, la procura di Agrigento, il capo Renato Di Natale, il vice Ignazio Fonso, i sostituti Gemma Miliani e Santo Fornasier. Ecco i protagonisti del maxi blitz, le indagini in corso dal 2008, soprattutto le intercettazioni e i pedinamenti, 124 indagati nel mirino, poi l'esito, 42 arrestati in carcere, 8 agli arresti domiciliari, 6 minorenni ospiti delle comunità di recupero. Le ipotesi di reato contestate sono traffico di sostanze stupefacenti, porto e detenzione abusivi di armi, ricettazione, furto e violazione della legge elettorale. È stata l'operazione cosiddetta Ballarò, perché le bande di pusher si sarebbero rifornite nel quartiere omonimo di Palermo e tra gli indagati Palermo sarebbe stata intesa come mamma hashish e Catania, altra città di rifornimento, come mamma cocaina. Poi ancora, a Licata vi sarebbe stata una rete idrica parallela. Una condotta di ben 15 chilometri avrebbe rubato acqua al depuratore e l'acqua sarebbe stata poi rivenduta depurata tra minacce e ricatti. Ad esempio, durante la campagna elettorale un licatese sarebbe stato minacciato così: se non voti per il consigliere comunale, amico mio, ti taglio l'acqua. Poi ancora intercettazioni, una cimice anche al carcere Petrusa di Agrigento, dove si sarebbe scoperto che un fratello detenuto avrebbe impartito ordini al fratello libero. Poi ancora armi, e tante sono state sequestrate. Gli arrestati tra Licata, Palermo, Catania, Sommatino, poi Seveso nel Milanese e anche in Germania. E da Palermo, tra gli altri, sono stati arrestati in carcere anche due calciatori. Uno è stato minorenne all'epoca della commissione dei presunti reati. L'altro è Piero Concialdi, già in forza all'Acragas Calcio di Agrigento. Ecco gli arrestati. Angelo Zirafi, Francesco Calderaro, Giuseppe Cambiano, Angelo Antona, Dario Balsamo, Vincenzo Bellavia, Antonio Cannizzaro, Salvatore Carusotto, Gaetano Castagna, Pietro Cavallo, Michele Vedda, Tommaso Savio Cicatello, Piero Concialdi, Maurizio Consagra, Natale Cusumano, Salvatore Cusumano, Carlo Zirafi, Gaetano Antonio Di Bartolo, Angelo Di Pietro, Francesco Florio, Desiré Gerbino, Filippo Giorgio, Nicola Gueli, Francesco Incorvaglia, Alessandro Licata, Domenico Lombardo, Francesco Lombardo, Gaspare Lombardo, Carmelo Lovullo, Enrico Marra, Carmelo Marino, Giacomo Marino, Nicola Fabrizio Marino, Arcangelo Marotta, Angelo Marrali, Vito Messana, Marco Morello, Valentino Munda, Angelo Oliveri, Marco Russo, Baldassare Ruvio.
Nel corso della conferenza stampa, il procuratore Di Natale ed il colonnello Di Giulio hanno ribadito la irrinunciabilità delle intercettazioni, senza condizioni, altrimenti il territorio sarà in balia della criminalità comune. Sì, è con amarezza che abbiamo esordito in questa conferenza stampa parlando delle difficoltà operative che avremo se il decreto legge sulle intercettazioni dovesse diventare legge e dovesse quindi essere esecutivo. Probabilmente non saremo più in grado di compiere operazioni come quella odierna e di assicurare alla giustizia un gran numero di soggetti e di criminali che avevano reso il territorio di Licata come un territorio del Far West. Nel caso specifico le indagini si sarebbero dovute bloccare entro un termine assai breve e assai probabilmente non avremmo potuto accertare quella serie di reati che sono venuti fuori e che sono tra i più vari, perché spaziano dal traffico di stupefacenti alla detenzione di armi, al furto di energia elettrica, al condizionamento elettorale e quant'altro. Ci tenevo a precisare comunque che è un'attività fatta da pochi uomini rispetto al risultato definitivo, e ci tenevo appunto a precisare quanti sacrifici ci sono dietro un'attività di questo genere, che ricordiamo non è solo quella dei 52 arrestati ma dei 124 denunciati. Mi piacerebbe anche rimarcare il fatto che questo sfoggio di immagini, questo voler mettere in evidenza questa operazione, non è soltanto legato all'operazione in sé, ma vorremmo in questo modo anche possiamo essere da deterrente per quanti ragazzi, quanti giovani vedranno in questi giorni queste immagini e possano capire a che cosa vanno incontro, a Licata in particolare, se cominciano ad entrare nel mondo della droga.